Ciao a tutti, amici vegani, mi rivolgo soprattutto a voi e ai vegetariani, comunque anche ai carnivori, visto che qualche verdurina per far bello il piatto con la carne la dovete mettere, quindi ok, allora il modo per non mangiare pesticidi quando andate a comprare le verdure e la frutta al supermercato. Perché purtroppo i vegani, soprattutto anche i fruttariani, i crudisti, così mangiano parecchie verdure e frutta crudi e in effetti non, sarebbe meglio ovviamente non mangiarla con i pesticidi. E quindi io ho trovato un rimedio naturale per ovviare questo inconveniente di mangiare la frutta e la verdura, se non avete ovviamente il vostro orto. Se avete il vostro orto, allora va benissimo, voi sapete cosa usate. Ci sono tanti pesticidi da usare anche naturali, uno è l'olio di neem che ce l'ho, aspetta, ce l'ho qua, ad esempio c'è questo, si può usare questo, lo si mette in una bottiglietta spray e si spruzza sulla frutta e la verdura da proteggere e l'animale, sentendo questo odore che è osceno, veramente. È veramente uno schifo. Adesso se è solido perché fa freddo, però tipo un misto tra una cipolla marcia e una cipolla un po' andata, sì, insomma. Questo olio qui comunque va benissimo come pesticida, però magari non tutti lo sanno e usano quelli chimici. Se noi non abbiamo l'orto e vogliamo andare a comprarci la nostra verdura al mercato, al supermercato, insomma non sappiamo che trattamenti hanno fatto, così magari non c'è il biologico, la prendiamo lo stesso, la scegliamo e poi la mettiamo in una bacinella di vetro aggiungendo un cucchiaio semplicemente di questa argilla verde, adesso non proprio questa marca, adesso questa in questo caso è la Argital, che dice che è 100% naturale, tra l'altro dice che è particolarmente rara perché è di origine marina, quindi ricca di tutti gli elementi presenti nel mare e previene dalle cave incontaminate della Sicilia, incontaminate non si sa perché, comunque il mare è pieno di mercurio. Più dopo la storia di Fukushima, beh, lasciamo perdere. Comunque, se vogliamo convincerci un attimo di mangiare qualcosa di vivo, cibo vivo dagli alberi, dalla natura, dalla terra, come natura l'ha fatti, dobbiamo provare a mangiarli lo stesso, usando magari questa argilla. Semplicemente, come ho detto, prendi un cucchiaio di argilla verde e la metti dentro la bacinella con l'acqua, con la frutta che devi detossinare, diciamo, e quando è passata mezz'ora puoi mangiarla. Tu, i tuoi bambini e tutti quanti i tuoi amici potete mangiare magari con meno pesticidi la vostra meravigliosa macedonia o la vostra meravigliosa insalata. Con questo vi saluto, spero di esservi stata utile. Non dimenticate, se avete dei suggerimenti, di mettermeli qua sotto nei commenti. Mettete se vi è piaciuto mi piace, se non vi è piaciuto mettete mi piace lo stesso. E iscrivetevi e un bacione e state bene. Al prossimo video. Ciao!